tutte, buongiorno a tutti. Siamo i soliti linguisti del FEM, ormai penso ci conosciate, però c'è Giulia, mia collega. Ciao, ciao a tutti e a tutti. E invece sono Matteo. Oggi, in questo secondo mini webinar del mese, affronteremo, come un po' insomma, già si è visto nel formato mini webinar degli eventi passati, affronteremo alcune questioni pratiche, quindi vi mostreremo alcuni spunti per attività pratiche da svolgere in classe. Il tema di oggi sono metafore, attualità, fonti e in generale un po', diciamo, un approccio, alcuni elementi utili per quella che viene comunemente definita media and information literacy. Vi ricordo che se volete farci delle domande potete scriverle nella sezione Q&A, Question and Answers, mentre invece la parte chat verrà prevalentemente utilizzata per, diciamo, più comunicazioni di servizio non attinenti nello specifico le tematiche, dei, diciamo, i contenuti, ecco, di questo webinar. E questo webinar segue un po' quello della scorsa volta. Nessun problema se non c'eravate la scorsa volta, era solo per dire che seguiamo un po' quel tipo di modello, quindi una serie di attività pensate per essere svolte attraverso documenti collaborativi sulla G Suite o anche attraverso un'altra piattaforma che è installata sul server FEM, che si chiama Doccano, che è uno strumento open source che può essere utilizzato per fare annotazione interattiva di testi e che permette, oltre all'annotazione, diciamo, più semplificata, adesso vi faremo vedere brevemente come funziona per chi già non la conosce, permette anche di ottenere delle misure quantitative, delle analytics, come si dice in gergo, su come ogni singolo studente ha annotato i testi in questione. Entriamo subito nel vivo, apro la chat un attimo solo, così vi mando il link. Allora, perché non riesco a vedere la chat? Oggi non la vedo. Giulia, riesci tu a mandare Io il link? sì, no, sì, no, Riesci a mando mandare tu io. il link? Scusami, ma non trovo la chat, non trovo la No. sezione chat. E dunque, i materiali di oggi sono sul link che ha appena inviato Giulia. Ah, eccola qua. Okay, adesso ho anch'io Ah, ok. aperta la chat. E nel mentre preannunciamo anche che dalla prossima settimana sarà online in una versione molto, molto ancora bozza, molto beta, un portale pensato per raccogliere tutti i materiali inerenti alla linguistica, quindi non solo i materiali che abbiamo condiviso nel corso del webinar, quei documenti, quelle mini guide, documentazioni, approfondimenti, ma anche le varie registrazioni dei webinar, materiali aggiuntivi, quali ad esempio quelli che vengono proposti dai nostri ospiti per gli aperitivi con i linguisti. Come dicevo, sarà in una versione iniziale, una versione beta. Ci saranno poi anche i link per poterci inviare del feedback, così come per le attività che sviluppiamo e per i metodi che testiamo è fondamentale una collaborazione con i docenti, con voi, anche se non vi vedo, diciamo, vi leggo nei numeri. Allo stesso modo, per il sito, siccome è pensato per essere uno strumento utile, accessibile, funzionale, che permetta di accedere in maniera semplice e veloce a materiali e contenuti, vi chiediamo se, e poi verrà comunque inviata una mail per annunciare la pubblicazione del sito, vi chiediamo già da subito se avete voglia e tempo di mandarci commenti, problemi anche che avete sul sito, pagine, link che magari non funzionano, che sono sbagliati, insomma, siamo in una fase di costante aggiornamento, quindi sarà fondamentale anche il vostro supporto, la vostra interazione. Passiamo subito ai materiali per oggi. Come dicevo, condivido lo schermo, ecco, come dicevo, segue un po' la struttura dello scorso mini webinar, quindi alcune attività già pronte, in questo caso nel doppio formato, sia con template, quello che noi chiamiamo template, un modello in Google Doc che potete utilizzare, copiare per fare attività anche con materiali diversi. Noi vi abbiamo fornito all'interno di questi Google Doc
dei link per utilizzare quei materiali che noi abbiamo incluso nelle nostre attività, che possono appunto attività che possono essere declinate anche ad argomenti diversi. Vado molto brevemente, per poi lasciare la parola a Giulia, su le caratteristiche che verranno affrontate oggi. Nelle nostre proposte, probabilmente chi ha assistito al webinar della settimana scorsa avrà già visto questa sezione. L'altra volta ci eravamo focalizzati su attività che avevano a che fare con coesione, coerenza e con prosodia semantica. Oggi affrontiamo le altre tre caratteristiche, quindi le metafore concettuali, l'evidenzialità, ovvero quelle strategie linguistiche che vengono utilizzate per diciamo, comunicare informazioni e anche per commentare, diciamo così, la fonte di queste informazioni. In ultimo, la violenza verbale o hate speech. Ci tengo, prima di passare la parola, a dire anche un'ultima cosa, che probabilmente chi ci segue già da un po' di tempo avrà già visto questi nomi di queste attività. Si tratta infatti di attività che erano già presenti sulla piattaforma Doccano, attività che avevamo sviluppato prima di questo lockdown, prima di tutto, insomma, il discorso della pandemia, chiusura scuole. Abbiamo aggiunto alcuni testi, in particolare quelli che hanno a che fare con il coronavirus, e abbiamo poi anche convertito le attività che c'erano su Doccano in questi template di cui ho appena parlato. Le attività svolte con i template sono sugli stessi identici materiali di quelli che abbiamo caricato su Doccano, e adesso Giulia, mentre insomma, illustrerà un po' i template, farà anche vedere dove potete trovare i testi che abbiamo utilizzato. Esatto, e magari possiamo partire con il primo template su stilo stile, che appunto, sì, appunto trovate l'attività identica su Doccano, come diceva Matteo. E, tra l'altro, poi tutti i testi che noi abbiamo utilizzato, cioè i dataset che abbiamo utilizzato per queste attività, sono disponibili in una cartella, che anche questa è linkata sempre nel sito. E in modo tale che insomma poi potete appunto accedere ai vari testi. E allora, dunque, per l'attività di stilo stile, appunto, abbiamo pensato, come appunto diceva Matteo, ad un'attività di annotazione che va ad analizzare sia le funzioni della violenza verbale, sia le categorie. E quindi pensiamo appunto che questa attività possa aiutare a imparare a distinguere appunto le diverse funzioni del linguaggio stile, dato che c'è sempre importante ricordare che una stessa parola può assumere anche una funzione diversa a seconda del contesto comunicativo in cui viene utilizzata. E come funzioni ne abbiamo individuate quattro, che sono appunto quelle che vedete nella tabella. E sfogo, enfasi, banter e offesa, e trovate appunto la spiegazione di queste funzioni, in particolar modo forse quella che può risultare più nuova insomma, a voi, e appunto la terza, il banter, che fa riferimento all'uso della violenza verbale non a scopo offensivo, ma molto spesso con toni scherzosi o anche ironici. Per rafforzare ad esempio dei legami di amicizia o comunque dei legami affettivi, quindi per esempio tra amici o comunque sì, tra persone che si conoscono, ecco. E appunto per quanto invece riguarda esatto le categorie, invece le categorie della violenza verbale sono appunto queste cinque che vedete invece in questa tabella. Appunto con le relative spiegazioni. Inoltre ricordo, come aveva già accennato Matteo, che le etichette, insomma, le caratteristiche da annotare che voi trovate qui corrispondono alle etichette che poi troverete uguali appunto sulla piattaforma Doccano. Quindi diciamo che lo scopo di questa attività è, da una parte, ovviamente distinguere appunto categorie e funzioni del linguaggio stile, annotarle. Ma poi diciamo che lo step successivo è quello di diciamo disinnescare questo linguaggio stile e quindi trovare delle alternative che appunto siano prive di violenza verbale, ovviamente, per esprimere diciamo lo stesso concetto. Vedrete che chiaramente anche
In base al contesto, questo potrà non essere sempre possibile, o comunque diciamo c'è anche una certa soggettività nel tipo di riscrittura, però sicuramente diciamo che anche semplicemente una riflessione sulle alternative linguistiche che, insomma, che esistono sia diciamo già un passo molto importante per cercare appunto di disinnescare la violenza verbale. Per quanto riguarda stile, direi che per adesso è tutto, così intanto facciamo vedere anche gli altri due template. Non so se poi Matteo volevi aggiungere qualcosa, magari o. Sì, grazie. No, volevo solo aggiungere anche che appunto il focalizzarsi su queste caratteristiche che compongono, che formano la violenza verbale, che come ha detto Giulia, è estremamente dipendente dal contesto. Basti pensare al banter, quindi utilizzare violenza verbale per rivolgersi a persone con le quali si ha un rapporto d'amicizia, in realtà fa sì che quella violenza non venga percepita come offesa, ma anzi come presa in giro. Può anche essere modo per rafforzare questa amicizia, far emergere queste caratteristiche, ha anche poi il vantaggio di creare una consapevolezza, quindi essere in grado di scomporre la violenza verbale, sia per comprendere un testo, un commento letto, sia magari per produrre dei testi, quindi avere la consapevolezza di che cosa può succedere e che cosa si può verificare se si dice una cosa in un modo piuttosto che in un altro. Ok, facciamo magari vedere esatto qualche attività invece sulle altre due caratteristiche che sono le metafore concettuali. Possiamo prendere, non so, climate change, quello sul cambiamento climatico. Esatto, questa invece è un'attività in cui appunto annotiamo altre due caratteristiche linguistiche che però insomma pensiamo siano fondamentali per migliorare la comprensione del testo e quindi poi diciamo di conseguenza anche la produzione di testi. La prima caratteristica sono le metafore concettuali e qui appunto ho trovato una breve spiegazione di che cos'è una metafora concettuale e di come diciamo si può trovare all'interno del testo, ecco come è possibile effettuare una prima ricerca. Le metafore concettuali, per chi diciamo non lo sapesse, insomma, se appunto questo termine nuovo, è appunto un termine che diciamo, deriva dalla linguistica cognitiva, e una metafora concettuale non è altro che la rappresentazione di un concetto nei termini di un altro concetto. In questo caso appunto si parla di domini concettuali che sono il dominio sorgente e il dominio bersaglio, che sono appunto i due termini appunto specialistici che vengono utilizzati in linguistica cognitiva. E come appunto trovate nella tabella, la spiegazione appunto il dominio bersaglio è ciò di cui parla il testo. E quindi in questo caso possono essere anche delle parole chiave che voi potete andare a cercare all'interno del testo. Qua vi ho dato degli esempi. Per quanto riguarda appunto i testi che parlano di cambiamento climatico, quindi si potrebbe fare una ricerca su parole come clima, cambiamento climatico, eccetera. Mentre invece il dominio sorgente è il concetto che viene utilizzato per spiegare il dominio bersaglio, quindi è come se noi andassimo a prendere delle caratteristiche che sono proprie di un certo dominio semantico e le trasponessimo su di un altro, cambiandone molto spesso anche i significati connotativi. Un esempio che facciamo spesso per farvi anche capire questo concetto è quello dei migranti, della rappresentazione dei migranti come un'ondata o anche spesso come uno tsunami, quindi diciamo la metafora dell'acqua che spesso è stata utilizzata. Appunto per parlare di migrazione e che come potete immaginare comunque ha dei significati connotativi, delle connotazioni di un certo tipo che potrebbero invece essere diverse se noi avessimo utilizzato un dominio sorgente diverso, appunto. E infatti qua mi collego allo scopo poi di questa attività di annotazione e di comprensione del testo, che è proprio quello di riflettere sui domini concettuali, in particolare sui domini sorgente, cioè quelli che vengono utilizzati per concettualizzare, per parlare di determinati argomenti. Per
per poi appunto andarli anche a modificare in una successiva produzione di testi. E, qui appunto nella tabella, come potete vedere, la tabella di annotazione, esatto, se vai un po' giù, ok, vabbè, qua cioè, vi abbiamo dato un primo esempio intanto. Un esempio di metafora concettuale che abbiamo trovato in un articolo che fa parte appunto di questo dataset che trovate su Doccan o comunque trovate anche nella cartella linkata nel sito. E appunto una delle attività di produzione di testi che vi proponiamo sotto è proprio quella di modificare le metafore concettuali all'interno del testo e provare appunto a riscrivere un testo. Quindi ovviamente non si tratta necessariamente di riscrivere un intero articolo, ma magari anche focalizzarsi su alcune parti dell'articolo che sono particolarmente ricche di metafore o che magari danno una particolare connotazione anche ad un certo argomento e quindi appunto andare a modificarle. E passiamo invece alla seconda caratteristica linguistica, che è l'evidenzialità, cioè il modo in cui le fonti, le informazioni sono riportate all'interno di un testo. Qui, come categoria per l'annotazione, ne abbiamo invece quattro, che appunto corrispondono alle etichette che trovate anche su Doccano. Che sono appunto fonte certa, incerta, fonte assente e opinione. E qui appunto avete la spiegazione di quello che noi intendiamo con queste categorie, e anche qui un esempio, sempre tratto da un articolo tra quelli del nostro dataset. Ovviamente diciamo che vi è anche una certa, cioè forse alcune di queste categorie non sono. Cioè, possono avere, diciamo, un confine un po' labile, soprattutto penso alla fonte incerta, alla fonte assente. Noi abbiamo pensato che, mentre una fonte assente è proprio, diciamo, un qualcosa che viene detto senza dare nessun tipo di fonte, nessun tipo di un'informazione che non ha una fonte, la fonte incerta invece è un po' in una situazione borderline, nel senso che, sono presenti dei dati. Però magari vi è anche un riferimento, magari non lo so, ad una testata giornalistica, però non viene specificato magari il giorno in cui, o il particolare momento, la fonte esatta dell'informazione. Poi ovviamente insomma sono anche dei testi su cui poi sono anche degli aspetti ecco, su cui poi potete riflettere anche con i vostri studenti. E invece appunto per questa attività, per questa caratteristica, scusate, l'attività di riscrittura che invece vi proponiamo è un'attività che cioè un'attività di riscrittura appunto delle fonti informative. Questa appunto le trovate nella sezione sotto, che esatto, che hai voglia di scrivere. Questa sezione la trovate uguale in tutti i template, ovviamente poi in base all'argomento dei vari dataset le attività saranno un po' diverse. Esatto, quindi questa attività è un'attività in cui diciamo, lo studente si può impegnare a cercare di riorganizzare le fonti informative, soprattutto ovviamente pensiamo alle fonti incerte o comunque le fonti, sì, le fonti incerte, le fonti assenti o anche le opinioni, e quindi andare appunto a cercare queste informazioni per rendere il testo un po' più attendibile o più affidabile laddove non lo fosse, insomma. E invece appunto un'ultima attività che vi proponiamo è questa, diciamo che è un'attività extra, è un'attività che utilizza invece un altro strumento che si chiama Voyant, che è uno strumento che è nato appunto per l'analisi quantitativa di testi letterari. Chi è con noi già da un po' di tempo sicuramente ne avrà sentito parlare, però appunto Voyant in realtà non è cioè un software che può essere utilizzato solo per l'analisi di testi letterari. Ma in realtà voi potete anche caricare i testi prodotti dai vostri studenti e andare appunto un po' ad esplorare questi testi, soprattutto dal punto di vista dal punto di vista lessicale. Chiaramente per quanto riguarda l'attività sulle metafore, mi viene in mente se poteva andare a vedere quali metafore sono state cambiate dagli studenti, quindi quali domini concettuali sono stati modificati e
insomma, a fare, diciamo, delle analisi di questo tipo. E, per chi invece non conoscesse Voyant, vi rimandiamo alla mini guida, che appunto è esatto, linkabile da tutti i template. Esatto. Ed è insomma una breve mini guida in cui vi facciamo vedere un po' quali sono le funzionalità principali di Voyant. Intanto, visto che beh, sì, mancano ancora 10 minuti, se qualcuno avesse anche delle domande, visto che comunque abbiamo presentato anche tante caratteristiche linguistiche diverse, immagino che insomma, alcune siano sicuramente più conosciute, altre forse un po' meno, e quindi se avete anche delle curiosità o delle cose che non sono chiare, scrivete pure nella sezione Q&A. Nel mentre, già che ci sono, volevo anche aggiungere che in fondo ai materiali, quindi alla pagina web che vi abbiamo condiviso oggi, trovate anche il link ai materiali dello scorso webinar nel quale abbiamo presentato i template sulle altre caratteristiche, quindi coerenza e coesione del testo e prosodia semantica connotazione. Trovate qui in fondo appunto questo link. E potete lì avere accesso agli altri template sempre in Google Doc che abbiamo creato per le attività di tipo diverso. E nel mentre, quella cartella di cui parlava prima Giulia, la cartella condivisa con i testi da utilizzare per le attività che stiamo presentando oggi, la trovate qui sotto nella sezione delle attività template in GDoc, c'è cioè il link, questa cartella condivisa. E cliccando si viene portati a una cartella nella quale c'è un file di testo per ognuna delle attività. All'interno di ognuno di questi file di testo sono stati caricati gli articoli che noi abbiamo incluso dentro a Doccano, sono tutti numerati e qua potete semplicemente selezionare e fare copia e incolla dentro il template, oppure potete anche decidere se già avete degli articoli che avete affrontato o volete affrontare. Ovviamente usare anche i vostri. Esatto. Inoltre ricordiamo che sia Doccano che Voyant supportano testi in qualunque lingua. Infatti noi abbiamo anche, tra le varie attività, presentiamo anche un'attività che è una di quelle sul coronavirus, che è appunto in inglese, ed è un'attività su testi, insomma, su articoli che sono tratti da testate giornalistiche prevalentemente appunto britanniche e statunitensi. Ed è appunto un'attività in inglese, quindi diciamo che le categorie di annotazione, le varie etichette rimangono le stesse, insomma le caratteristiche linguistiche, però insomma su testi inglesi, quindi siete anche voi liberi poi insomma, di cambiare anche la Certo, lingua, ecco, in in base base a ovviamente anche al quello che livello, insegnate. certo, Sì, certo, sì. chiaramente perché poi insomma andare a lavorare sulle metafore concettuali magari è una cosa estremamente magari challenging per gli studenti che sono agli inizi del studio dell'inglese, invece può essere anche molto generativa e anche molto utile per imparare, diciamo, a modi di dire più appunto inglesi o di qualsiasi altra lingua, pa partendo appunto dall'analisi di testi d'attualità e che hanno a che fare con un linguaggio più, diciamo, giornalistico, più informale di testo di letteratura, per esempio. Non so se ci siano domande, io non posso vedere perché sto condividendo lo schermo, quindi No, provo. per adesso no. Ok. Intanto ne approfittiamo per dire che la prossima settimana ci sarà martedì 26 dalle 4 alle 5 il secondo aperitivo con i linguisti. Questa volta avremo come ospite la professoressa Marina Bondi dell'Università di Modena e di Reggio Emilia. È una linguista, si è occupata di insegnamento della lingua, soprattutto diciamo, attività che hanno a che fare con l'acquisizione di una consapevolezza linguistica mirata in particolare alla scrittura, scrittura anche di linguaggi specialistici, da linguaggi che vengono utilizzati nelle imprese fino al linguaggio accademico e ha lavorato anche ad un progetto con il MIUR e il British Council
sull'insegnamento delle lingue nelle scuole primarie. Quindi ci saranno tanti argomenti. Ok, c'è una domanda, intanto finisco, dicevo, ci saranno tanti argomenti, diciamo, di tipo diverso, ma tutti legati dalla linguistica per la scrittura. Intanto c'è una domanda di Rosa, noi qua diamo del tu a tutte le persone, quindi spero di non offendere nessuno. C'è una domanda di Rosa che chiede di chiarire meglio la differenza tra banter e enfasi. Allora, torno sul template di stile o stile, quindi l'enfasi è un modo per sottolineare ciò che si sta dicendo, si sta scrivendo, ad esempio questo cavolo di computer oggi non funziona. Quindi vado a enfatizzare, può essere anche uno sfogo in questo caso, però diciamo, diciamo, l'eufemismo cavolo viene utilizzato per enfatizzare un certo tipo di emozione, un certo tipo di arrabbiatura in quel caso. Il banter invece è quel fenomeno per cui, questo l'esempio che forse è più chiaro, è quello di una compagnia di amici o di amiche, a un certo punto qualcuno potrà dire sei proprio una testa di cavolo, non capisci proprio nulla o anche peggio, difficilmente. Visto il contesto, quell'offesa, quella violenza verbale verrà percepita come tale, perché c'è un certo tipo di rapporto tra i partecipanti, quindi c'è un contesto, chiamiamo d'amicizia, un contesto di un rapporto in cui le persone si conoscono bene e quindi in quei casi l'offesa non viene percepita come tale. Anzi, viene percepita quasi come un modo per mettere in risalto l'esistenza di un rapporto d'amicizia tra persone. Questo capita sia che i parlanti siano donne, sia che siano uomini. Ci sono stati vari studi di linguistica che hanno dimostrato come non è vero che le donne usano meno parolacce degli uomini, semplicemente ne usano di diverse in molti casi. Però l'utilizzo appunto di parolacce o di violenza verbale all'interno di contesti d'amicizia o non solo può essere un modo per rafforzare questo tipo di rapporto. Spero di essere stato chiaro, Rosa, se non sono stato chiaro, scrivi pure che proviamo a riformulare. Siamo anche quasi in perfetto orario, aspettiamo un paio di minuti se ci sono domande, visto che questa volta abbiamo parlato forse più del solito, nonostante i brevi tempi. Prego, Rosa. E, appunto, come dicevo, potete dal link che vi abbiamo inviato accedere sia ai materiali di questo webinar sia a quelli precedenti. Avremo martedì prossimo, il 26, dalle 16 alle 17, un incontro con la professoressa Bondi, linguista che si è occupata e continua ad occuparsi di didattica, della scrittura, diciamo, in maniera abbastanza semplicistica, però si è occupata di didattica per insegnare a scrivere diciamo, in certi settori, quindi linguaggi specialistici, ma anche della didattica delle lingue nelle scuole primarie. Quindi ci darà un po', insomma, ci racconterà un po' la sua esperienza, un po' quello su cui ha lavorato, quello su cui sta lavorando, tra cui anche la comunicazione museale per i bambini, fa parte di un progetto di ricerca che ha finito, mi sembra, poco tempo fa. Quindi ci saranno tanti spunti, tante informazioni diverse, tutte mirate alla didattica con un focus particolare sulla scrittura, che è appunto il tema di questo mese di maggio, di questo mese linguistico di maggio. Se non ci sono altre domande, noi vi auguriamo un buon resto della giornata e speriamo di vederci martedì, quindi, per il secondo aperitivo con i linguisti. Grazie. Grazie per Grazie. aver partecipato e ci vediamo. Alla prossima. Ciao a tutti e a Ciao. tutte.